Gol e spettacolo nella prima giornata della prima edizione della Young Cup, torneo di calcio giovanile organizzato dal Mali City Trobianese, riservato agli esordienti 2002. Nel girone A la Fiorentina supera per 4-0 i padroni di casa del Mali City Trobianese. I viola partono al piccolo trotto e sbloccano la partita solo nel corso del secondo tempo. Apre le marcature Riccioni con un comodo tap-in sulla ribattuta del portiere. Il raddoppio porta la firma di Dalle Mura con un tiro dalla distanza che con il mancino si infila sotto la traversa. La terza rete viola con Moscardi che realizza un super gol. Missile terra-aria ad infilarsi sul palo lungo. Il poker viola lo serve Neri con un tocco sotto misura sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vittoria secca per la Fiorentina. Nel girone B il Poggibonsi si regola in scioltezza il margine coperta. I leoni senesi domano i pistoiesi con la rete di Alderucci con una rasoiata dentro l'area di rigore, mentre il raddoppio porta la firma di Abbate. È un super gol. La terza rete senese con una sfortunata autorete di Del Maggio. Non era giornata per il margine coperta. Nel girone C il Prato mostra i muscoli e supera per 2-0 la Sestese. La squadra bianco-azzurra passa in vantaggio con la rete di Saventi che mette all'interno del sacco avversario deviando una conclusione di Mearini. Il raddoppio lo mette a segno Fermaca che supera in uscita il portiere della Sestese. È festa Laniera! Nel girone D la Lucchese passeggia sul capezzano Pianore, finisce 4-0 per i rossoneri. È uno show di Bachini, autore di una tripletta. Il repertorio dell'attaccante della Lucchese è completo, un vero incubo per la difesa del capezzano Pianore. Al poker lucchese partecipa anche Lorenzoni che realizza di testa con questo colpo di pregevole fattura. La Lucchese presenta il proprio biglietto da visita. Nel girone A Limolese supera per 3-0 il Mali City Trobianese con reti di De Maurizi, Fucci e Longo. Gli emiliani domani mattina si giocano il passaggio del turno nello scontro diretto con la Fiorentina. Nel girone B l'Empoli sommerge di reti il capezzano Pianore, finisce addirittura 11-0. Tripletta per Lipari, doppietta per Gini e Vannucci, sigilli personali per Ciravenga, Penco e Pisano. Domani decisiva per il passaggio al girone finale lo scontro tra Empoli e Poggibonsi. Spettacolo assicurato. Nel girone C la Sestese e la Pistoiese hanno impattato per 1-1. Rete di Giusti per i Pistoiesi e di Clementi per la Sestese. Domani mattina derbissimo. Pistoiese, Prato, questione di campanile e non solo. Nel girone D lo Scandicci ha superato il capezzano Pianore per 2-1. Reti di Marino e Pancotti per i fiorentini, mentre il capezzano ha addolcito la pillola con la rete di Bartalucci. Domani mattina sfida per il primato tra Scandicci e Lucchese. Ne vedremo delle belle. Il super goal della prima giornata, prima nomination per Abbate del Poggibonsi, destro al fulmicotone. Seconda nomination per il siluro terra-area di Moscardi della Fiorentina, mentre la terza nomination è per Bachini della Lucchese con il suo destro ad incrociare. C'è l'imbarazzo della scelta. Avete deciso il più bello? Noi abbiamo optato per la magia di Dario Moscardi della Fiorentina. Chapeau!